Allora, Gabriele, Murano, Bianchimano, attaccanti in uscita dal Perugia, insomma, non ha avuto tanto spazio con la formazione Umbra. L'Avellino sembra aver messo gli occhi proprio su questi due, attaccanti. Qual è la situazione, insomma, lì in Umbria? Allora, sicuramente di somma è un'estimatrice di entrambi. Murano l'ha cercato, se ricordate bene, anche in estate. Il problema è che su Murano c'è la concorrenza di Modena e su Tirol che vogliono puntare a tornare in Serie B, e quindi Murano andrebbe in casa a fare un campionato di vertice e questo prevalerebbe sull'Avellino. Per quanto riguarda Bianchimano, invece, sono tante le squadre interessate a lui, tra cui c'è la Triestina, Lecco, il Grosseto. La principale, però, in poll viene riportato dai quotidiani locali che a Perugia è l'Avellino. Le formule sarebbero diverse. In caso di Bianchimano, come accade spesso in trasferimenti dalla B alla Serie C, si libererebbe dal contratto col Perugia per passare gratuitamente all'Avellino, mentre nel caso di Murano l'altro ostacolo, oltre alla concorrenza, è il fatto che andrebbe pagato il giocatore dal Perugia perché il Perugia lo ha acquistato l'anno scorso. Ecco, diciamo proprio questo insieme a Michelangelo Freda, insomma, la valutazione del cartellino di Jacopo Murano è abbastanza elevata per un calciatore che, se non erro, va in scadenza a giugno. Sì, più che altro il fatto è che si è alzata molto il valore del suo cartellino dopo la passata stagione, perché lui ai fatti non ha mai fatto la Serie B se non quest'anno con il Perugia, è un giocatore che ha fatto per tanti anni la Serie D e la Serie C, però l'anno scorso ha fatto gol pesanti ed ha fatto 9 gol. E quindi Non questo. sono pochi, poi per una squadra che comunque ha centrato la promozione. Quindi, insomma, Gabriele, ci sembra di capire che il Perugia deve liberarsi di questi due calciatori. Ti senti di escludere una permanenza di uno dei due o potrebbero, insomma, restare e dare una mano? Bianchimano quasi sicuramente partirà perché finora, quando non c'era emergenza a livello numerico, non veniva neanche convocato, non rientra nei piani societari e nei piani tecnici di Alvini. Murano potrebbe rimanere un oggetto misterioso perché la prima partita contro il Pordenone ha segnato un gol. Un suo ex compagno con cui ho avuto l'occasione di parlare recentemente mi ha detto che lui è un giocatore che ha bisogno di spazio e di fiducia per andare bene, non la sta trovando, quindi se arriva l'occasione può scendere. Quindi per questo si pensa a Modena e sul Tirol, che sono piazze importanti. Avellino difficile, ripeto, Bianchimano invece probabile. Bene, 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 chiarissimo, chiarissimo. Vedremo anche in questo caso quali saranno gli sviluppi. Noi ringraziamo Gabriele Ripandelli per essere stato con noi questa sera. Grazie, Gabriele.